see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Cari amici, ben ritrovati. In questa puntata analizziamo la terza serie della Fiat 124 Polo Spider, una 1600 con carrozzeria 2x2 disegnata e costruita da Pininfarina. La Anderson è stata una delle prime moto americane a 4 cilindri. Il Model K del 1920 è stato quello più a lungo sul mercato. Il sole della costiera amalfitana ha accompagnato le auto al tour della penisola organizzato dalla Classic Car di Napoli. E l'Audax invernale dello Sport Club, il velocifero di Rimini, ha richiamato a Forlimpopoli un gran numero di motociclisti. Poi conosciamo la Coppa della Perugina attraverso le pagine del libro di Giuseppe Prisco e i principali appuntamenti nei calendari e manifestazioni ASI. Tutto questo e altro ancora con Epoca che Storia. Linea che piace non si cambia. Potrebbe essere lo slogan da attribuire alla Fiat 124 Spider, una macchina che pur figurando in listino per quasi 20 anni non ha mai cambiato la sua impronta stilistica. L'estetica e la carrozzeria sono della Pininfarina, che si occupa anche della produzione delle varie serie, con il design che è opera della matita dell'americano Tom Giarda, uno stilista che in tema di Spider ha già lasciato la sua impronta sulla 950 della Innocenti. La scelta di affidare alla Pininfarina la realizzazione della versione scoperta della 124 rappresenta una forma di continuità con il passato, visto che la stessa circostanza si era già verificata con la 1200, la 1500 e la 1600, le cabriolet precedenti di casa Fiat. La prima 124 Sport Spider viene presentata al Salone di Torino del 1966, ma nel 1972, quando viene lanciata la terza serie della vettura, che è la protagonista di questo servizio, i tratti distintivi sono rimasti invariati. Qualche piccola variazione c'è, come la calandra a nido d'ape che sostituisce la griglia della prima versione, oppure l'aggiunta di una mondanatura cromata sotto la linea di cintura, ma sono cose di poco conto nell'analisi complessiva della macchina. La modifica estetica più rilevante è costituita dai due rigonfiamenti simmetrici sul cofano, che in precedenza è liscio, a testimonianza di una diversa motorizzazione. La carrozzeria misura poco meno di 4 metri e racchiude uno Spider 2x2, anche se i due posti posteriori sono più nominali per la presenza del sedile che effettivi. I due posti anteriori sono ampi e offrono ottima abitabilità sia in lunghezza che in larghezza. La capota è in tela e vi sono incorporati i due finestrini laterali posteriori. Quando viene abbassata, questi ultimi ruotano su un perno e scompaiono in un alloggiamento ricavato nella fiancata. A richiesta, la macchina può venire equipaggiata con l'hard top, il tettuccio rigido invernale. Le rifiniture sono accurate, nonostante la 124 Sport Spider sia commercializzata ad un prezzo inferiore alla concorrenza. Il cruscotto è rivestito in legno con profili e ripiano superiori in materiale antiriflesso. La strumentazione della plancia è dotata di illuminazione a intensità regolabile ed è composta da 6 indicatori di forma circolare. 4 di minor diametro sono per il livello carburante, per la pressione dell'olio, che invece è assente sulla prima serie, per la temperatura dell'acqua e per l'orologio, mentre i due grossi sono il tachimetro contachilometri totale e parziale e il contagiri. Il volante è in legno a due razze alleggerite, molto simile a quello impiegato sulla 850 coupé. Sul mobiletto di raccordo tra la plancia e il tunnel ci sono l'accendisigari, il vano per l'autoradio e le bocchette del sistema di aerazione. Davanti al sedile per il passeggero c'è il cassetto ripostiglio con serratura a chiave e illuminazione interna. Come si può vedere anche con una Spider, c'è ampio spazio per il concetto di stile tipicamente italiano esaltato dalle capacità espressive dei nostri carrozzieri. La 124 Sport Spider si fa apprezzare anche per le scelte tecniche. L'evoluzione dei motori inizia già alla fine del 1969, quando al 1400 bialbero da 90 cavalli impiegato sulla prima versione viene affiancato il 1600 bialbero a due carburatori a potenza massima di 110 cavalli. Quest'ultimo è lo stesso motore che viene impiegato sulla 125. Il passo successivo arriva nel 1972 con la terza serie della 124 Sport Spider, dove in listino non figura più la versione 1400, che viene sostituita dalla 1800, mentre resta la 1600 che vediamo in queste immagini. Anche in questo caso però ci troviamo di fronte ad una macchina nuova, simile solo nominalmente alla 1600 della seconda serie. Per rendersene conto è sufficiente percorrere un po' di strada alla guida della nuova macchina, oppure sollevare il coperchio del cofano.
Il nuovo motore, identificato dalla sigla 132AC, è sempre un 4 cilindri in linea con distribuzione bialbero comandata da cinghia dentata, soluzione impiegata su tutti i motori della 124 Sport Spider, ma con cilindrata di 1592 invece che di 1608 cm3 come sulla seconda serie. La leggera riduzione scaturisce dalle misure di lesaggio e corsa di 80x79,2 invece che di 80x80 mm. La peculiarità del 1600 terza serie è quella dell'alimentazione affidata a un singolo carburatore a doppio corpo e non più a due carburatori come in precedenza. Il risultato non influisce sulla potenza massima, che passa da 109 a 108 cavalli, ma si ripercuote positivamente sulle emissioni e sulla manutenzione, richiedendo minori regolazioni. Il serbatoio da 45 litri è alloggiato sotto il pianale del portabagagli posteriore, dove c'è anche la ruota di scorta. Tra le altre caratteristiche del motore si devono ricordare l'albero a gomito montato su 5 supporti, la ricircolazione dei gas di sfiato che vengono riconvogliati nell'aspirazione e quindi nei cilindri e le camere di combustione a doppio tetto. La trazione posteriore, l'albero di trasmissione in due pezzi, la frizione a disco singolo secco con il cambio a 4 marce sincronizzate. Quello a 5 rapporti è disponibile su richiesta, anche se dal lato pratico si verifica il contrario ed è questo quello presente sulla maggior parte delle auto vendute. In termini di velocità massima, il frazionamento del cambio non discosta le prestazioni, che in entrambi i casi viene dichiarata di 180 km all'ora. Tra le possibilità di personalizzazione ci sono anche i cerchi. Quelli in lega leggera sono disponibili a richiesta, ma viste le preferenze della clientela si possono considerare di serie. Gli pneumatici sono da 165x13 pollici e i freni sono a disco sulle quattro ruote con servofreno a depressione. Il comfort e la sicurezza di marcia sono assicurati dalla sospensione anteriore a ruote indipendenti con bracci oscillanti, molle a elica, ammortizzatori idraulici e barra stabilizzatrice. Gli snodi sono del tipo 4Life e non richiedono ingrassaggio. La sospensione posteriore è a ponte rigido ancorato con quattro barre longitudinali e una trasversale, molle a elica e ammortizzatori. La Fiat 124 Sport Spider 1006 resta in produzione sino al 1974, a differenza della 1008, che prima è destinata solo al mercato americano e poi anche a quello europeo, quando la cilindrata arriva a 2000, macchina che è in listino sino al 1985. Alla fine del 1920, quando viene presentato il modello K, i fratelli William e Tom Henderson non hanno più nulla a che vedere con le moto che portano il loro nome, che dalla fine del 1917 vengono costruite nello stabilimento di Chicago della Excelsior. Anzi, non solo i due fratelli Henderson non lavorano più per l'azienda che costruisce le moto con il loro nome, ma è proprio a partire dal modello K che ci troviamo di fronte ad una moto con soluzioni tecniche completamente inedite rispetto ai modelli Henderson precedenti. Se dal prototipo del 1911 alla Z2 del 1918 il progetto è sempre frutto di William Henderson, con il modello K le linee guida per la realizzazione della nuova moto sono di Arthur Lemon, che dal 1915 è stato il braccio destro dello stesso William Henderson. Il risultato è quello di una moto con parecchie novità rispetto al passato, pur conservando i tratti tipici delle Henderson che l'hanno preceduta. Su tutto il motore a 4 cilindri in linea, che rappresenta una sorta di marchio di fabbrica ed è alla base del successo delle moto marcate Henderson, o comunque progettate da Bill Henderson, come era familiarmente chiamato William. Bill e Tom, con il primo che si occupa della parte tecnica e il fratello di quella commerciale, iniziano a costruire le 4 cilindri Henderson a Detroit nel 1912. In breve tempo conoscono un grande successo commerciale, sapientemente propiziato da imprese sportive di notevole rilevanza. Basta ricordare il giro del mondo compiuto dal newyorkese Carl Stevens Clancy, che nel 1912 percorre 29.000 km senza inconvenienti, e il record che Alan Bedell stabilisce nel 1917 alla Coast to Coast negli Stati Uniti di 7 giorni, 16 ore e 15 minuti, che migliora di quasi 3 giorni quello precedente. La cosa non passa inosservata alla concorrenza e in particolare a Ignaz Schwinn, il proprietario della Excelsior, una delle prime fabbriche americane di biciclette e poi produttore di affermate moto bicilindriche, che propone ai fratelli Henderson di acquistare l'azienda. L'offerta economica è talmente importante che dalla fine del 1917 le moto mantengono il nome Henderson, ma nel logo sul serbatoio compare anche la grande X del marchio Excelsior. I fratelli Henderson collaborano per circa un anno con la nuova proprietà.
ma poi Tom se ne va a costituire un'organizzazione commerciale per esportare moto americane in Europa, mentre Bill riprende a progettare e costruire moto a 4 cilindri in linea con il marchio Hayes. Dopo aver tracciato brevemente la storia che precede la Model K, conosciamola nei dettagli. Il motore è un 1.3 con misure di lesaggio e corsa di 68,26x88,9 mm. I cilindri sono in ghisa fusi separatamente. Il carter mantiene il taglio orizzontale e l'albero motore in un sol pezzo e ruota su tre supporti. La lubrificazione è di tipo automobilistico con olio nel carter e canalizzazione diretta ai supporti di banco e cuscinetti di biella. Soluzione che per la prima volta viene impiegata anche sul motore di una moto e garantisce il regolare apporto d'olio a tutti e quattro i cilindri. La distribuzione è a valvole laterali, dopo che su tutte le versioni precedenti era valvole contrapposte. Le valvole, che hanno tutte lo stesso diametro, sono intercambiabili. All'alimentazione provvede un singolo carburatore Zenith collocato al centro del condotto di aspirazione. L'accensione a magnete, che può essere della Berlin o della Sims. La dinamo è della Spitdorf ed è azionata da una cinghia che prende il movimento dall'albero del magnete. La trazione primaria è a coppia conica, con la frizione a dischi multipli alloggiata nel volano e il cambio è a tre rapporti. La frizione è il doppio comando, a mano mediante la leva sul serbatoio, vicino a quella del cambio, e a pedale. A richiesta, per la moto abbinata al sidecar è disponibile anche la versione con la retromarcia. La trasmissione finale è a catena, che per la prima volta su una Henderson è completamente racchiusa in un carter in lamiera. Il telaio è a doppia culla chiusa in tubi d'acciaio. La sospensione anteriore è formata da una forcella a ruota tirata con molla centrale racchiusa in un astuccio telescopico superiore, mentre la sospensione posteriore è assente. Le ruote montano pneumatici a tallone da 27x3,5 e i freni sono due, ma entrambi sulla ruota posteriore. Uno è a nastro esterno e l'altro è a tamburo interno ed entrambi sono comandati dal pedale sulla pedana di destra. La forcella, le ruote, i freni, i parafanghi, il manubrio e i relativi comandi a manopola per acceleratore anticipo sono intercambiabili con quelli delle altre moto costruite dalla Excelsior e commercializzate con il suo nome. La Model K pesa 420 livre, poco più di 190 kg, e con la potenza massima stimabile in circa 25 cavalli a 3400 giri è in grado di superare i 130 km all'ora, mentre il consumo è di circa 6 litri ogni 100 km. Sono prestazioni confermate dai risultati sportivi. Con un modello di serie, nel 1920 Floyd Clymer, in seguito editore di pubblicazioni motoristiche, migliora di ben 12 ore il record sulla distanza Chicago-Denver e Roy Hartley, su una pista in legno in California, percorre 280 miglia, circa 450 km, a quasi 124 di media. La Henderson K, che nel 1921 viene venduta negli Stati Uniti a $485 con l'impianto elettrico o a 450 senza, resta in produzione sino al 1925, anche se a partire dal 1922 la gamma si arricchisce della più longeva e performante versione deluxe. Decisamente estivo, nonostante l'autunno ormai inoltrato, location di incredibile bellezza, ma soprattutto vetture fantastiche giunte da ogni dove. Questi gli ingredienti che hanno decretato il successo del 16° Tour della Penisola, l'evento che ormai per tradizione chiude il calendario annuale delle iniziative organizzate e promosse dal Classical Club Napoli, il prestigioso sodalizio napoletano d'auto d'epoca affiliato ASI, in primo piano nel panorama non solo italiano del settore. A conclusione del 2014, che ha visto il Classic Car ancora una volta leader in ambito ASI per quantità di iscritti e qualità delle manifestazioni, il 16° Tour della Penisola, valido anche come ultimo round del campionato sociale, si è rivelato il degno epilogo di una stagione eccellente. Capeggiate da un nutrito suolo di Ferrari, da sempre in pole position negli intenti del club napoletano che riunisce le regine di Maranello nella speciale sezione Ferrari, le protagoniste del 16° Tour della Penisola hanno eletto a campo base, come già nel 2013, il Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento in Piazza Tasso. L'Excelsior Vittoria è di sicuro il palcoscenico ideale per le deliziose vetture del Classic Car, che con le loro raffinate livree riportano ai fasti dell'industria automobilistica mondiale del secolo scorso, risvegliando dolci ricordi, spesso familiari, suscitando nostalgia, ma anche accendendo nuove emozioni, come quelle che inevitabilmente si scatenano alla vista delle rosse dei giorni nostri.
Il parterre del 16° Tour della Penisola ha consentito una vera full immersion nel miglior automotive del Novecento, con la presenza di esemplari molto rappresentativi della produzione Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Mercedes-Benz, Porsche, Triumph, Jaguar e MG Renault, radunati in una lucente carovana che si è snodata lungo i tornanti della costiera per raggiungere prima Amalfi, con sosta gastronomica presso il ristorante dell'Hotel La Bussola, ed il giorno seguente Positano, dove gli equipaggi hanno fatto tappa al rinomato e mitico Chez Black sulla spiaggia dello splendido Borgo Marinaro. Ai momenti di puro relax e di shopping per le ladies del Classic Car si è aggiunta la sentita nota agonistica con la quarta prova stagionale di regolarità. La gara sorrentina è stata vissuta dai drivers con particolare trepidazione e pretattica, ma sempre nel rispetto di un sano spirito sportivo che accomuna tutti i piloti in un'atmosfera di giocosa rivalità e di autentica amicizia. La prova, cronometrata dalla sezione napoletana della FICRE, ha sancito la vittoria nella categoria Classic della Triumph TR3A del 57 dell'esperto gentleman driver Livio Criscuolo, davanti alla Mercedes-Benz 190 SL del 56 condotta da Felice Faiella e alla Fiat 500C del 55 di Luciano Desio. Nella Post Classic, ennesima affermazione del giovane Enrico di Taranto sul Lancia Flavia Coupé, che ha preceduto la vettura gemella di Fabio Marini e la 124 Sport di Gianni Lecce. Primato invece nella Modern per Agostino Taglioni, Alfa Romeo GTV. Sul secondo gradino del podio è salito Paolo Henke, Fiat Spider 850 Sport, mentre terzo si è piazzato Gennaro Di Costanzo, Fiat 850 Spider. La Postmodern è stata appannaggio di Gennaro Tortora su Maserati Racing. Alle sue spalle la Suzuki Santana di Francesco Foglia e la Mercedes-Benz 300 SL di Adriano Francesconi. L'affollata classe Ferrari ha visto il successo, anche nell'assoluta, del vicepresidente del Classic Car Achille Coppola su 348 TB. Al secondo posto Francesco Galletta, Ferrari Dino 208 GT4 e terzo il diretto rivale Pasquale Simeone 348 DS. Il 16° Tour della Penisola si è chiuso con la premiazione, fra gli applausi, presso il Grand Hotel Excelsior Vittoria ed un caloroso arrivederci al 2015. Il presidente Giuseppe Cannella, che ricopre impegnativi incarichi nella dirigenza ASI di Torino in qualità di commissario federale tecnico, si è dichiarato soddisfatto dei risultati raggiunti nel corso del 2014 dal suo club, che può contare sul fondamentale apporto di uno staff affiatato e sulla passione dei soci. L'incertezza meteorologica è da sempre una sorta di spada di Damocle che penzola sulla testa, ma in questo caso è più corretto dire sul casco, dei partecipanti all'Audax invernale organizzato dallo Sport Club Velocifero di Rimini con partenza e arrivo Forlimpopoli. Questa volta a suonare la carica a tanti appassionati è stato il desiderio di ricordare il professor Augusto Farneti, lo scomparso presidente del sodalizio riminese e ideatore della manifestazione. Più ancora che la voglia di passare una giornata di festa assieme agli amici e ai compagni di molte avventure motociclistiche. D'altronde che nessuno si sarebbe tirato indietro, lo si è visto già in occasione della colazione rustica, da consumare all'aperto e senza badare troppo ai problemi di colesterolo e di linea. La passione viene premiata e alla partenza della settantina di moto costruite entro il 1963 ha smesso di piovere. La meta da raggiungere è Cabaccanello a Predappio Alta, transitando lungo la via Emilia, Ronco, San Martino in strada, Grisignano e la strada provinciale del Rabbi. Fin dalle prime edizioni, e questa è già la 19esima, il percorso è relativamente breve, ma andare in moto il giorno di Santo Stefano non sempre è agevole, e così gli organizzatori hanno privilegiato la possibilità di aggregazione e l'aspetto culturale a quello turistico escursionistico. Ca' Baccanello prende il nome dalla famiglia Baccanelli, che vi abita fin dal 1500 e dove risiedeva Pietro Baccanelli, prima sindaco e poi podestà di Predappio. Nel parco giardino della casa, assieme all'opportunità di riscaldarsi e rifocillarsi, i partecipanti hanno incontrato la signora Valeria, 100 anni compiuti il 9 luglio del 2014, che è una delle due figlie rimaste dell'ex podestà, e con lei il dottor Giorgio Frassinetti, attuale sindaco di Predappio, ma ormai anche grande estimatore e amico dell'Audax e dei suoi partecipanti. Poi si torna in sella per raggiungere San Cassiano, dove ad attendere il raduno c'è Don Urbano, parroco della parrocchia di Sant'Antonio, ma anche conoscitore appassionato di motorismo d'epoca, che benedice moto e partecipanti. Dopo le rituali foto di gruppo, c'è il breve trasferimento a Predappio,
con le moto che vengono parcheggiate in piazza Garibaldi, conosciuta anche come piazza del mercato. Questo offre la possibilità a molti di ammirare le moto e conoscerle più da vicino, mentre i partecipanti raggiungono a piedi l'asilo della chiesa di Santa Rosa da Lima, dove è custodito il famoso azulejo portoghese conosciuto con il nome di Madonna del Fascio. La visita all'asilo potrebbe sembrare ripetitiva, se a giustificarlo, tanto questa volta, come tutte le altre, non ci fossero la simpatia, la cordialità e la franchezza di Suor Teresa, impegnata, al pari delle consorelle dell'Ordine delle Orsoline, nell'opera educativa e formativa dei più giovani. Alla conclusione, almeno del puro aspetto motociclistico, manca solo il rientro a Forlimpopoli, passando, tempo permettendo, come specificato tra parentesi sul programma, consegnato alla partenza, da via Rocca delle Caminate, Meldola e Selbagnone. Per il gran finale non resta che il momento di festa conviviale e la consegna degli attestati di partecipazione, che sostituiscono i brevetti di Audax motociclistico di vecchia memoria. Il titolo è Coppa della Perugina, Giro automobilistico dell'Umbria, ma il libro, scritto da Giuseppe Prisco, edito dalla libreria dell'ASI, l'automotoclub storico italiano, non si limita al semplice racconto delle vicende agonistiche della competizione che è iniziata nel 1924 per interrompersi dopo solo 4 edizioni ed è poi ripresa nel secondo dopoguerra, quando però lo spettacolo si è dovuto fermare alla terza volta. La chiave di lettura delle 208 pagine del volume in formato 29,5x21 è riassunta dalla frase «Genialità d'altri tempi», riportata sulla copertina assieme all'immagine che riproduce il manifesto dell'edizione del 1926. La genialità d'altri tempi, raccontata da Prisco, che vediamo assieme al presidente dell'ASI Roberto Loi e a Danilo Castellarin, curatore della presentazione, non è solo quello della manifestazione voluta dall'allora amministratore delegato dell'azienda che dà il nome alla gara, ma ci fa conoscere un ampio spaccato della società degli anni 20 del secolo scorso. In questo ambito non ci sono solo le corse e i loro protagonisti, gli uomini e le macchine che hanno fatto sognare tanto gli appassionati quanto i tanti, anzi i più, che una vettura al massimo la potevano vedere sfrecciare a tutta velocità per qualche istante. Le vicende sono quelle della Coppa della Perugina, ma l'atmosfera è quella che si respira nei contemporanei circuiti dell'Ario, del Tiguglio, del Savio, di Cremona, del Garda o della Targa Florio. E se è importante scoprire che per vincere la prima edizione Emilio Materassi installa un motore d'aereo ispano-svizzera da 300 cavalli sul telaio della Itala, vuoi altrettanto sapere che per uno spuntino da gustare durante la gara un panino con il salame costa 2 lire e per una gazzosa servono 50 centesimi. Così come non si devono dimenticare gli avvisi agli spettatori, con la raccomandazione di non entrare sul circuito, dove le macchine concorrenti verranno lanciate a velocità fantastica sicuramente superiore alla media oraria di 100 km all'ora. Anche negli anni 20, però, i bilanci sono più importanti di qualsiasi motivazione sportiva o socioculturale e sulla Coppa scende la parola fine. Nel secondo dopoguerra, quando la Coppa della Perugina ritorna dando il nome a quello che da alcuni anni è il Giro automobilistico dell'Umbria, la fase pionieristica è ormai lontana e la gara torna a risvegliare l'antica passione e nuovi interessi. Ma questa volta a mettere la parola fine arrivano gli echi degli incidenti che a partire dalla 24 ore di Le Mans del 1955 offuscano il fascino e l'epopea delle grandi corse su strada e che conoscono la loro fine definitiva dopo la mille miglia del 57. Il ricordo della Coppa della Perugina non si è affievolito nel tempo e nel 1984 la sua storia è ripresa, anche se solo come rievocazione. Un fenomeno culturale importante, anche questo raccontato nel libro, per far conoscere alcuni dei momenti più significativi della storia del motorismo del XX secolo. Con la riunione della Commissione Manifestazioni Moto è stato completato e ufficializzato il calendario degli eventi in programma quest'anno organizzati direttamente dall'ASI, Automoto Club Storico Italiano, e dagli oltre 300 club affiliati e sparsi sul territorio nazionale. Il primo degli appuntamenti che vede in campo direttamente l'ASI è ASI Moto Show, che, come dice il presidente della Commissione Moto, Palmino Poli,
L'elemento clou, indubbiamente non possiamo mai ignorarlo, sarà Asi Moto Show, che arriva alla 14ª edizione, che realizzeremo ancora una volta a Varano dei Melegari insieme ai nostri tre club locali, che sono il CPAE di Piacenza, il Ruoteraggi di Parma e il Camer di Reggio Emilia. Sentiamo anche il commento e qualche anticipazione dal vicepresidente ASI Ariel Azzori. Ad ASI Moto Show ci stiamo già lavorando dal mese di ottobre. Abbiamo fatto il manifesto, l'abbiamo mandato in giro in tutto il mondo, c'è già la pubblicità su tutte le riviste internazionali e quindi abbiamo già l'adesione ad oggi di circa 100 partecipanti e anche la cosa molto significativa è che già i club stanno prenotando il loro posto al sole ad Asi Moto Show. Abbiamo già la partecipazione del registro storico DEM che porterà tutta la produzione, che ormai è più di 30 anni, ci sarà la famosa DEM da corsa che è la chicca del registro storico, abbiamo la partecipazione del registro storico Laverda, abbiamo anche questa cosa che ci stiamo lavorando che ricorre i 50 anni della morte di Ligabue, che oltre che grandissimo pittore è stato anche un motociclista e stiamo rintracciando le sue moto da poterle portare ad Asi Moto Show. Questi sono solo alcuni dei tanti eventi che uniscono la passione verso i motori con la cultura in quello che è diventato uno dei principali appuntamenti motociclistici a livello mondiale. Per concludere con il calendario riservato a Moto e Sidecar lasciamo ancora la parola a Poli. La Commissione Nazionale Manifestazioni Moto potrà essere presente in più di 50 manifestazioni e quindi darà il suo contributo di esperienza e di valore dei nostri commissari all'interno di ogni singola manifestazione. E in più ci sono alcune chicche, ci sono alcune manifestazioni storiche che si sono assolutamente già ormai solidificate nel corso degli anni e poi ci sono un nuovo emergere dei club del Sud Italia. Il Sud Italia si è mosso, sembra veramente il gigante che dormiva, si è svegliato. Il principale appuntamento per gli appassionati di car storici è sulla pista azzurra di Jesolo con l'Asi Kart Show, mentre la ribalta per i collezionisti dei veicoli agricoli è in programma a Reggio Emilia con l'Asi Tractor Show. La terza edizione del concorso d'eleganza per automobili al Parco del Valentino di Torino, anche questa organizzata direttamente dall'Automotoclub Storico Italiano, è stata anticipata rispetto a quanto si verificava in passato, sia per evitare sovrapposizioni, sia per distanziarlo ulteriormente da Asi Auto Show, che rappresenta il più prestigioso appuntamento turistico nazionale. Per il settore del trasporto, il grande momento d'incontro viene offerto dall'Asi Transport Show, quest'anno in programma La Spezia. Assieme a questi ci sono tutti gli altri appuntamenti che trovate nel sito www.epochestoria.it e che vi racconteremo nelle prossime puntate. Il pranzo degli auguri o la festa di fine o inizio anno è una consuetudine per i soci dei club di motorismo storico, ma quella organizzata a Imola dal CRAME, Club Romagnolo Automoto d'Epoca, con la partecipazione del sindaco Daniele Manca, dei responsabili dell'autodomo Umberto Selvatico Estense e Stefano Manara, dei consiglieri nazionali ASI Benito Battilani e Mario Sandrolini e del presidente della commissione Club ASI Luciano Olivieri, è andata ben oltre il semplice scambio di benevoli auspici per il futuro. È stata l'occasione per festeggiare il traguardo del miliardo di lire donato dal sodalizio in favore di varie associazioni di volontariato. La cifra riportata su quello che è stato chiamato l'assegno della Banca della Solidarietà potrebbe suscitare qualche perplessità se non ricordassimo, come ha fatto il presidente del CRAME Bruno Brusa, che l'importo raggiunto è stato mantenuto nella valuta in uso nel 1991, quando prese il via l'iniziativa. Ovviamente la valuta delle donazioni è stata adeguata nel corso degli anni e nonostante l'importo raggiunto sia quanto mai significativo di quanto il CRAME con tutti i suoi soci ha fatto verso il prossimo più bisognoso, sia che lo si esprima nella vecchia per chi l'ha vissuta indimenticabile lira, sia che la si esprima in euro, l'operazione prosegue anche quest'anno con una parte dei guadagni ricavati dalle manifestazioni del sodalizio imolese. La Befana del Vigile, iniziativa benefica che a Perugia vanta una lunga tradizione, è stata ripresa dal CAMEP, il Club Automoto d'Epoca Perugino, con un raduno per i soci del sodalizio. L'adesione è stata massiccia e presso la sede del club si sono ritrovate oltre 130 auto e una cinquantina di motociclette. Per rendere più elettrizzante l'incontro è stata allestita una prova di abilità cronometrata, che ha preceduto lo spostamento in centro città. Dopo aver raggiunto piazza 4 novembre, le auto e le moto sono state parcheggiate per poter essere ammirate dalla cittadinanza, mentre i partecipanti sono stati ricevuti nella sala della Vaccara, nello storico Palazzo dei Priori, dal vice sindaco di Perugia, Urbano Barelli.
Se in passato la cittadinanza offriva doni al corpo dei vigili urbani in segno di riconoscenza per il loro lavoro, questa volta è stato il CAMEP ad evolvere una somma per finanziare una borsa di studio intitolata Elisabetta Innocenzi, vittima della strada, destinata all'acquisto di libri e materiale didattico per le terze classi delle scuole elementari del comune di Perugia. E su queste immagini si chiude la puntata. Nel darvi l'appuntamento alla prossima, vi ricordiamo il nostro indirizzo www.epocachestoria.it per essere sempre aggiornati su quanto avviene nel mondo del motorismo storico.